Questo video è offerto da della squadra, della nazionale, lucida, fredda, a voi il pallone dei tempi giusti, però sempre come dalle linee e riesce poi a trovare la palla sulle fasce a imporre la superiorità numerica. Questo è accaduto sistematicamente dal secondo tempo, in qualche circostanza anche il tempo potrebbe mancare la lucida. Proprio lei si fermarmi un po' sulla base stessa. Ho notato ancora una volta delle situazioni che si trovano in situazioni note come palle laterali, calci d'angolo, dove la squadra va un po' in esprime sempre questa distrazione che consente agli avversari di mettere al centro pericoloso pallone. Anche la copertura preventiva, non sempre quando noi attacchiamo perdiamo palla, spesso siamo, concediamo campo. Poteva essere gestita meglio la posizione di bombaggi tra le linee, non lo so, tra le due linee di centrocampo e le linee di oppure era bravo lui che non si voleva fare. No, hai fatto un'analisi dettagliata ma soprattutto precisa. Io mi aspettavo Ripa e Di Carmine davanti, quindi c'era un punto di riferimento in più in quel caso. Invece questo bombaggi ci ha creato dei problemi, che ci galleggiava tra le linee e non era facile andarlo a prendere. Non dimentichiamo che la Juve Stabia è una grande squadra, una squadra che lotterà fino alla fine per le massime posizioni. Noi effettivamente, soprattutto dopo il gol, perché siamo partiti bene, abbiamo fatto girare bene anche palla, anche se loro hanno fatto un ritmo, hanno tenuto un ritmo dove ci pressavano, non ci facevano giocare e poi ripartivano bene, soprattutto dopo che sono andati in vantaggio. Abbiamo passato veramente un brutto quarto d'ora, come suol dirsi. Siamo stati bravi e anche un pizzico fortunati che non abbiamo subito subito il secondo gol che ci poteva ammazzare sportivamente. Poi ci siamo ricompattati, purtroppo, lo dicevo prima, questo ambiente, questo calore, questo incitamento della nostra gente a volte ci porta a perdere un po' di equilibrio in casa, perché vogliamo subito rimontare. Ho rivisto un po' la gara di Lecce, no? Una volta subito il gol, grandissimo primo tempo, poi subito il gol, siamo andati avanti e così perdendo equilibrio e perdendo anche distanze tra reparti e uomini. Questo non deve accadere, noi dobbiamo sapere che la partita la possiamo sempre raddrizzare, abbiamo i mezzi per fare questo, però non dobbiamo incorrere in dare troppo spazio agli avversari che ci possono chiudere la partita, che ci possono gastigare. Quindi questo dobbiamo lavorare anche sulle palle inattive. Oggi siamo stati distratti in qualche circostanza, però come noi riusciamo a far bene su queste palle inattive, anche l'avversario ci studia e a volte può studiare qualche punto debole. Noi dobbiamo essere attenti, concentrati a concedere sempre meno, però insomma ci sono anche gli schemi, la voglia e la qualità dell'avversario. Viste le distrazioni che il collega ha indicato nella sua analisi, ha inciso, se sì, quanto anche l'assenza di Trevisan, preferito tenerlo in panchina, immagino, per le sue condizioni? No, io sono sempre abituato a parlare dei presenti più di quelli che stanno fuori. Trevisan, come avete saputo, ha avuto questo grave scontro con Michael Negro. A proposito di questa vittoria, io personalmente la dedico a Michael, che in questo momento sta passando dei momenti difficili, probabilmente dovrà essere operato. Un infortunio così banale in 40 anni di carriera non l'avevo mai visto, non mi era mai capitato. E Michael ha avuto la peggio, quindi il pensiero della squadra prima di tutti va a lui. Poi c'era Trevisa, che comunque c'ha 6 punti in testa, si era allenato pochissimo, era un po' non al meglio della condizione, quindi ho preferito fare un altro tipo di scelta. Però diciamo, indipendentemente da chi è in campo, dobbiamo essere tutti quanti più attenti a non concedere distrazioni su queste palle native che, come sapete, spesso e volentieri indirizzano e decidono le gare. Ho chiesto la stessa domanda un po' a tutti quelli che si sono alternati su questa sedia, ovviamente non posso dire che mi ha parlato anche del 3-5-2,
è un po' l'equilibrio di questa squadra, l'ha trovato in questo. Ma sì, avete visto a un certo momento ci eravamo messi 3-4-1-2 con Khalil. Esatto, con Khalil poi in Alini mi ha chiesto la sostituzione perché aveva un problema, tra l'altro ha preso una botta alla spalla, è tutto da valutare. A quel punto ci siamo rimessi, messo un centrocampista in più. E... però l'assetto con la difesa a 3 mi pare... Di esatto, noi possiamo giocare a 3, 3-4-1-2, 3-4-3, possiamo fare questo come possiamo fare altri tipi di moduli, a seconda di quello che... può servire per avere dei vantaggi tattici sull'avversario. Noi dobbiamo essere, l'ho detto dal primo giorno che sono qua, dobbiamo cercare quelle che sono le soluzioni migliori per poter tatticamente creare dei problemi. Ci alleniamo durante la settimana su più situazioni, su più moduli. Mi sembra che i ragazzi hanno recepito questo, sono pronti a cambiare sia gara in corso sia di partita in partita anche in modo tattico. Quanto è influito ultimissima dal punto di vista, quanto è influito anche la discesa del padrone, non è la prima volta che viene negli spogliatoi per suonare un po' la carica nell'intervallo. Ma lui ha sempre parole di sprono per la squadra, cerca sempre di dargli convinzione, dargli carattere, ma posso garantire, ve lo possano testimoniare i giocatori, mai entra in questioni tattiche o tecniche, però chiaramente ma si è parlato proprio dal punto di vista della carica. Esatto, lui vuol caricare la squadra, viene, a noi ci fa molto piacere che venga e che possa dare, possa essere di incoraggiamento ai giocatori. Oggi ha preferito venire a Salerno invece di andare a seguire l'altra squadra della capitale. Però insomma, noi a questo ci fa molto piacere, ci fa piacere aver dato una soddisfazione a lui e alla sua famiglia, ma soprattutto averla data ai tifosi della Salernitana, che anche oggi sono stati numerosi e impagabili come sempre nell'incitare questi colori, questa squadra. Grillo, c'è stato la squadra è cambiata molto da un tempo all'altro. Mi piacerebbe sapere cosa ha detto ai ragazzi dello spogliatoio. Poi un'altra domanda che mi chiedo: come mai questa squadra a volte ha bisogno dello schiaffo dell'avversario per due gira e per fare il bene? Non è che a volte purtroppo lo schiaffo lo prendiamo, non è che ne abbiamo bisogno, non ne avremmo proprio bisogno assolutamente, ma a volte lo prendiamo questo schiaffo perché c'è anche il valore tecnico delle squadre avversarie, che questo è un campionato molto equilibrato, non lo dimenticate mai, avete visto anche ieri i risultati che ci sono stati, l'altro ieri uguale l'anticipo tra Foggia e Lecce, insomma, un campionato molto difficile, quindi anche l'avversario ha delle qualità, dei giocatori importanti che a volte possono colpirci, possono crearci dei problemi, ci possono andare in vantaggio. Quello che è importante è che noi manteniamo la giusta consapevolezza, la giusta concentrazione, non è che ne abbiamo bisogno. A volte ce lo danno sto schiaffo, dobbiamo essere bravi a prendercelo e riorganizzarci per capovolgere la situazione. Perché spesso la squadra si sgretola di fronte a un episodio del genere, che è successo con lui, invece normalmente la sua squadra reagisce e reagisce anche bene succedendo questi episodi. Quindi... sì. Ma sì. Anche perché ha detto qualcosa nello spogliatoio, dicevo prima. No, ma lo spogliatoio ho detto di continuare a giocare, non riuscivamo a avere distanze precise con questo bombaggio, come dicevo prima, che ci gioca tra le linee, che ci giocava tra le linee, ma insomma siamo stati bravi a ricompattarci. Poi, come dicevo, questo pubblico che chiaramente trasuda di amore per questa squadra, a volte ci fa perdere quello che è l'equilibrio tattico. Cominciamo ad andare avanti, concediamo campo all'avversario e a volte può costaccare. Ecco, quello che dobbiamo fare nei momenti di difficoltà è ricompattarci, fare possesso palla anche fine a se stesso, ma per riprendere morale, per ricominciare a giocare e poi ricreare le situazioni che ci potessero permettere di poter raggiungere questo risultato e poi vincere la partita. Dobbiamo essere molto compatti, molto equilibrati. A proposito di questo, mister, per la seconda volta sta giocando per 11, per la seconda volta la tua squadra ha avuto grandi difficoltà nel primo tempo. Mi chiedo quanto e se incide la difficoltà di adattarsi a un orario francamente anomalo. Sì, è un orario anomalo, ma è chiaro che è per tutte e due le squadre, no? Quindi non è che
siamo solo noi. È chiaro che ci piacerebbe giocare in orari più consoni, più normali a quello che è una partita di calcio. Però dobbiamo prendere atto che la situazione è questa, e comunque insomma il fatto di essere riusciti, pur nelle difficoltà, pur nella sofferenza, perché c'è stato un momento che abbiamo sofferto, a ribaltare contro una grande squadra come la Juve Stabia, questo insomma va a merito dei miei giocatori, dalla loro voglia, dalla loro determinazione, appunto quella di non mollare mai, crederci sempre fino alla fine, perché questa squadra già l'ha fatto più di una volta e ha le capacità e le potenzialità per poter ribaltare qualunque situazione. Siamo a dicembre di contratto, fra poche settimane si chiama il mercato, già stanno facendo più di nomi, uno se dovrebbe essere l'inviso Duscio, mi riferisco ovviamente ad Aronica, un calciatore che risponde il suo rendimento. Non parlo dei giocatori che ho a disposizione, non parlo di quelli che potrebbero. Io per quello che posso dire che non si parla con il direttore, con la società, non si è parlato assolutamente di mercato in questo periodo. Quindi noi siamo tutti concentrati adesso a finire prima di Natale, abbiamo Barletta e abbiamo Messina in casa, ancora le 11 anche quella, cerchiamo di giocare una partita per volta cercando di ottenere il massimo, poi aprirà il mercato, ci sarà tempo e modo per poter parlare. Allora, non volendo soffermarsi sui nomi, il fatto che il progetto 352 se dovrebbe essere il modulo ormai delineato per questo proseguo di stagione, può cambiare anche il mercato di entrata di questa squadra, nel senso probabilmente sempre qualche centrale in più, considerando che si gioca con tre centrali ogni volta. Ma io non è che non ti voglio rispondere, l'ho detto prima, con calma, chiaramente vediamo al momento che finisce queste due partite, prima della sosta di Natale, ci riuniremo, vedremo quello che c'è bisogno, vedremo quali sono le opportunità di mercato, i giocatori che ci sono. Una cosa è certa, cambiare tanto per cambiare non ha senso, dobbiamo portare nell'eventualità che c'è la possibilità di portare dei giocatori, devono essere funzionali a quello che è il nostro progetto, devono portare esperienza, classe, quindi cambiare così tanto per cambiare diciamo che è inutile. Noi valuteremo al momento opportuno, però adesso dobbiamo goderci questa vittoria, questa grande vittoria, e poi dopo pensare già da domani cominciamo a entrare in ottica Barletta e poi penseremo al Messina dopo. Magari oggi si è chiuso già il cerchio delle sfide con i più accreditati concorrenti alla promozione. Le chiedo qual è tra Lecce, Benevento e Juve Stabia la squadra che dà l'impressione maggiormente? Ma io ce ne metterei, oltre a queste, ce ne metterei qualche altro, perché voi avete visto il Foggia sta facendo una striscia di risultati positivi veramente importanti, dimostrando che ha buoni giocatori, che è ben guidata, ha entusiasmo. Ci sono altre squadre che possono rientrare, in questo momento sono attardate, come Catanzaro, Matera, Casertana. È un campionato molto molto difficile, dove niente è scontato, ecco perché io cerco di tenere un profilo basso, consapevole della forza che abbiamo, ma dobbiamo continuare a lavorare, non dobbiamo distrarci assolutamente, perché se siamo qui in questo momento che abbiamo un piccolo vantaggio è perché abbiamo lavorato sempre con concentrazione, sempre con entusiasmo, non abbiamo mai snobbato l'avversario e siamo rimasti umili. Noi dobbiamo continuare su questo profilo, diciamo. Hai già detto il discorso Gianelli, quindi già fatto capire cosa direi in settimana ai ragazzi, volevo chiedere proprio questo, vista della gara di sabato, te è un calo di tensione che a volte purtroppo nel calcio esiste, come lavorerai in questo senso? No, l'ho detto prima, non ce lo possiamo permettere, perché sono talmente equilibrati le partite, si va a un campo difficile, Barletta è un campo difficile, ha dei buoni giocatori, magari chiaramente la classifica in questo momento dice una cosa, però non c'è tutti questi punti di differenza, e poi in una partita non sempre il migliore può vincere, ci sono gli episodi, quindi dobbiamo stare
come dicevi prima tu, dobbiamo stare più attenti su queste palle inattive, sui falli laterali, dobbiamo concedere il meno possibile perché i pericoli sono sempre in agguato da parte di tutti.